persona che era presente continuamente in questo spazio, e non è solo lo spazio della patronca, dico lo spazio del quartiere, una figura statuale, sempre sorridente, sempre disponibile, una persona iperattiva, una persona sempre in movimento. Se lo vedo per un attimo nella mia memoria, è un uomo incammino. La mia esperienza con questa parrocchia è chiaramente molto, molto più breve rispetto a quella di Francesco, come si dice, se non altro perché io non ho frequentato questa parrocchia, però immediatamente il vostro parroco si è presentato a me e ha messo le cose in chiaro, ha detto questa è la parrocchia del comune di Bitonto, quindi cominciamo a mettere le cose in chiaro. Infatti è lui che ha benedetto, diciamo, la stanza dell'ultimo sito, così sono io, molto cronologico, e quindi mi ha subito accolto con un fraterno abbraccio. Abbiamo vissuto dei giorni bellissimi, grazie a nome di Domenico Ricci. Davvero, io penso che una cosa bella, quando una persona non c'è più, rende ancora i ragazzi gioiosi. Ciò che Domenico nella sua vita ha fatto tanto il bene comune per gli altri, continua a ricordare la sua memoria, ecco, seminando tanta gioia nei bambini. Abbiamo vissuto dei giorni di tornei di calcio, di pallavolo e altri giochi, e di questo, ecco, noi siamo contenti e ringrazio la famiglia Domenico Ricci. Approfitto, perché è un momento bello, di ricordare tanti animatori della parrocchia. Davvero mi commuove quanti animatori dedicano il tempo per i bambini. Dopo il lavoro, dopo la loro fatica, trovano il tempo di venire, stare con i bambini e farli divertire. Oltre a divertire nella gioia, c'è anche l'educazione. Davvero, guardando loro, dicevo, se ci fossero tanti animatori come loro, diciamo nella città di Bitonto, si può fare davvero tanto. Soprattutto i bambini che ormai non vanno a scuola, stando a casa vicino al computer, no? E si scoccerebbero. Invece è bello che possano uscire da casa, trovare un luogo sicuro dove possono divertire e dove anche sono seguiti. Di questo ringrazio l'animatore della parrocchia di San Leucio e auguro che questa esperienza che sto vivendo diventi sempre di più e che il luogo diventi un luogo di gioia, di incontro e di formazione. Oltre a loro, anche tanti ragazzi giovani stanno organizzando, stanno già giocando il torneo di calcio, ma non è solo i ragazzi della mia parrocchia di San Leucio, ma quasi di molte parrocchie. Il bello è che possono venire e divertirsi giocando il calcio, ma io ho anche un modo di conoscere loro. Speranza è che piano piano, ecco, posso creare con loro un'amicizia e possa anche trasmettere l'amore di Cristo. Grazie, grazie.